Infinita Passione, un programma realizzato in collaborazione con. Care tifose, care tifosi, benvenuti all'undicesima puntata di Infinita Passione, il programma TV dedicato esclusivamente ai colori rosso-blu. Questa sera abbiamo il piacere di avere come ospite in studio l'ex giovane calciatore rosso-blu Simone Margaglio. Buonasera a tutti. Ringraziamo Simone di aver accettato il nostro invito. Venerdì scorso il Chiasso è andato a imporsi per 5-0 al Centro Sportivo di Seseglio contro l'Insubrica, risultato frutto della doppietta di Payen e Alaimo e il quinto gol di Sam Cintra. Una partita che ci si aspettava per lo più da noi tifosi che fosse un po' più complicata, visto anche il risultato dell'andata, della battaglia che c'era stata nel girone di andata. Vi ricordiamo il risultato di 3-3. Gli uomini di Meroni hanno avuto il controllo per tutti i 90 minuti e hanno ottenuto un'agevole vittoria. C'è anche da dire che in questa partita il nostro bomber Andrea Payen, il numero 21, è arrivato a quota 31, 31 gol tra Coppa e campionato. Ecco Simone, parto subito con una domanda a freddo: quanto è importante avere in squadra dei giocatori, dei bomber di razza come Andrea Payen? È molto importante avere un giocatore come Payen in squadra perché ti fa stare molto tranquillo in campo, poi essendo che ha avuto esperienze nel calcio regionale ti dà molta fiducia, è come un amico anche in spogliatoio, anche fuori dallo spogliatoio ed è molto bello avere giocatori come lui in squadra. Altre note di rilievo della serata di venerdì: la prima doppietta di Andrea Alaimo in campionato e quanto sembra Sam Cintra ha ritrovato un po' la continuità con il gol. E allora andiamo a leggere i risultati dell'ottavo turno del girone di promozione Quarta Lega Gruppo 1. Arosio Stella Capriasca 3-2, Insubrica Chiasso 0-5. Arzo Riva 0-3, Bioggio Savosa Massagno 1-2, Origlio Pura 3-3. Per una classifica che è la seguente: Chiasso primo a 22 punti, Boglia 19, Riva e Arzo 16, Savosa Massagno e Pura 11 punti, Insubrica 9, Bioggio Arosio 8, Rapid Bironico a 4, Origlio Ponte Capriasca 3, Stella Capriasca 1. Simone, il Chiasso con la vittoria di venerdì scorso ha praticamente ipotecato la promozione in terza lega, tanto più che i rossoblù scenderanno venerdì al Riva Quarta contro l'Origlio. Se dovesse arrivare la posta piena è proprio fatta, anche perché ci sarà al Campo San Giorgio di Riva a San Vitale la sfida tra i padroni di casa e il Boglia. Di conseguenza, una delle due dovrebbe perdere punti. Ecco, non arriverà la matematica, Simone, perché c'è questa regola degli ammonimenti, no? Ecco, tu cosa pensi di questa regola che in fondo, insomma, lascia un po' perplessi per lo più i tifosi?
Questa regola purtroppo penalizza molto la squadra come la capolista, perché nel mondo del calcio ci sta un fallo tattico, come giusto sia, e l'ammonimento avviene sempre. Però purtroppo questa regola può penalizzare la squadra. Sì, effettivamente Simone, questa regola incide parecchio sull'andamento del campionato, tanto più che magari delle squadre che hanno ottenuto la vittoria sul campo si vedono penalizzate per il maggiore numero di cartellini ricevuti, che sappiamo benissimo che nel gioco del calcio, come hai detto bene te, gli episodi di ammonizione succedono nell'arco dei 90 minuti. Simone, eravamo insieme a vedere la partita venerdì scorso a Seseglio, una prestazione perfetta, quella degli uomini di Meroni. Concordo con te, Matteo, è stata una partita veramente differente confronto all'andata, forse se la sono preparata meglio l'FC Chiasso, forse in Subbrica non se la sono preparata al meglio, ma è stata veramente una partita molto differente dall'andata, con un gran risultato. Simone, i tifosi sono sempre molto curiosi in quello che succede all'interno dello spogliatoio. E allora ti faccio una domanda, visto che tu sei stato protagonista nel girone di andata nella rosa del Football Club Chiasso, ci vuoi raccontare qualche aneddoto simpatico che è successo? Ci sono veramente tanti episodi da raccontare, ma veramente tanti, che alcuni purtroppo non si possono manco raccontare, però se un ricordo non ne ho perché ho veramente tantissimi bei ricordi in quello spogliatoio che racchiude un grandissimo passato calcistico. Insomma, non ti vuoi sbilanciare anche perché andiamo incontro alla censura, mi sembra di capire. E noi proseguiamo con il viaggio alla conoscenza dei componenti della rosa del Football Club Chiasso stagione 24-25. Questa sera è il turno del numero 88, Yuri Arena. Questa sera alle telecamere di Infinita Passione ci è venuto a trovare il difensore numero 88, Yuri Arena. Buonasera Yuri. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Yuri, partiamo dal mese di febbraio, quando la sessione invernale di mercato ti ha portato in rosso-blu. Vuoi descriverci quale sensazione hai provato? Allora, sensazione bellissima, nel senso che arrivare a Chiasso in una società storica del Canton Ticino è comunque sempre molto bello. Questo ti porta ad avere nuovi stimoli, nuove spinte, nulla togliere alla società precedente dove sono stato per diverso tempo, però Chiasso è stata una chiamata importante. Quanto è complicato per un calciatore arrivare in una squadra alla quale ha già giocato delle partite ufficiali? Complicato sicuramente, ma questo è dato dal fatto che si arriva in un gruppo nuovo, con persone nuove. Devo dire che qua il gruppo mi ha accolto benissimo, sono stato benissimo subito. Ci è voluto un attimino che io riprendessi la mia condizione fisica per entrare meglio negli schemi del gruppo, però mi sono trovato subito benissimo. Principalmente nasci come difensore, ma le tue caratteristiche ti permettono di essere schierato anche come centrocampista. Quali dei due ruoli preferisci e perché? Allora, quali dei due ruoli? Realmente difensore ci sono diventato con il Livornetto, perché precedentemente sì, l'avevo già fatto qualche volta, ma nasco come centrocampista centrale, come vertice basso. Da lì poi, vabbè, nella mia carriera calcistica ho girato diversi ruoli, mezzala, difensore, ho fatto anche il terzino. Mi trovo molto bene in entrambi i ruoli. Se adesso dovessi scegliere quale dei due preferire, dico dietro, perché è tanto tempo adesso che sto giocando dietro da difensore, quindi ci metto sempre un attimino in più a trovare gli schemi motori adatti mentre sono in mezzo al campo. Il Football Club Chiasso nelle sue file vanta tanti giovani affiancati da calciatori di esperienza e tu sei uno di quelli. Ti senti più responsabilizzato da questa situazione? Allora, mi sento responsabilizzato? Sì, perché ho 36 anni ormai, quindi non sono più un ragazzo giovane, ho diversi campionati alle spalle e quando ho deciso di venire qua ho anche deciso di farlo proprio per essere una persona di livello, non tanto a livello calcistico, ma quanto più a livello umano, sia con i ragazzi giovani che con i ragazzi più vecchi.
Nella vittoria contro il Savosa Massagno hai aperto le marcature, esultando poi con il braccio verso i ragazzi della curva. Un gesto liberatorio o di ringraziamento per i fedelissimi rossoblù? Allora, un gesto di ringraziamento. Sono sempre qui, sono sempre presenti, tanti, pochi. Non mi interessa. Ho ringraziato loro perché sono sempre il gruppetto che ci segue ovunque. C'è tantissima altra gente che ci segue e di questo ne sono veramente molto felice, molto contento. Però mi sembrava giusto omaggiare un pochino anche loro che pioggia, acqua, freddo, sono sempre qui a tifare più o meno il Chiasso. Come consideri questo scorcio di campionato da parte della squadra? Allora, ottimo. Ottimo, perché se pensiamo ai risultati e ai punti abbiamo lasciato solo 2 punti al momento con l'Insubrica e spero che non ne lasceremo altri. Mi aspetto, scusate, con il Riva San Vitale, perché andremo a giocare adesso con l'Insubrica, mi aspetto che il cammino continui ad essere questo, con una giusta costanza, ci stiamo allenando tanto, ci impegniamo tanto e puntiamo a fare il massimo del risultato. Il bilancio per Iuri Arena attualmente qual è? Bilancio per Iuri Arena positivo, qualche partita giocata, qualcuna saltata un po' per problemi fisici, un po' per scelte tecniche, però molto positivo. Mi aspettavo di fare questo, lo sto facendo al meglio e continuerò a farlo al meglio. Il tuo calciatore preferito? Ma allora, il mio calciatore preferito è vecchio, nel senso che era Pizarro, quindi un po' più vecchiotto. Però devo dire che ad oggi mi piacciono tantissimi giocatori giovani, mi piace tantissimo come si sta evolvendo il calcio, soprattutto l'innesto di tanti ragazzi giovani nel mondo del calcio. È partita la Spagna con questo progetto, l'Italia ci sta avvicinando piano piano, ma sono sicuro che anche noi porteremo fuori molti giocatori giovani. La scelta della maglia 88, tanto discussa in Italia, com'è caduta? Realmente perché è il mio anno di nascita. Avrei voluto utilizzare il numero 19, che è l'anno di nascita di mio figlio Maverick, il numero 16, che è l'anno di nascita di mia figlia, è il giorno di nascita di mia figlia Ariel, e invece erano tutti e due impegnati, quindi ho optato sul mio anno di nascita, era libero, quindi l'ho preso. Dunque, nessun riferimento, possiamo, i perbenisti possiamo lasciarli tranquilli. No, no, nessun riferimento politico di estrema destra, perché è questa la domanda, no? Esattamente, però volevamo mettere un po' la ciliegina, un po' di pepe, insomma. Hai già fatto un pensiero sulla prossima stagione? No, sinceramente no, come dicevo, 36 anni, di anno in anno vedo sempre come va, come sta il mio fisico, come sta il mio corpo, e da lì decido cosa fare. Punto a finire la stagione il meglio possibile, con il maggior risultato possibile, e poi l'anno prossimo ci penseremo. E desiderio di rimanere ancora in rosso-blu per l'anno che viene? Quello sicuramente, qua mi sto trovando molto bene e se ci sarà l'opportunità, perché no? E allora Iuri, noi ti ringraziamo, ti facciamo un bel in bocca al lupo per fine della stagione, per il proseguo della tua carriera, e grazie ancora a Iuri Arena. Grazie tante anche a voi, buona serata. Simone, torniamo a te. Sui social ti sei confidato, insomma, hai spiegato il tuo motivo di lasciare il Football Club Chiasso. Vuoi aggiungere qualcosa alle telecamere di Infinita Passione su questa dolorosa scelta? Purtroppo sono scelte difficili da fare, perché c'hai due scelte che ti invadono il futuro e io giustamente ho seguito il cuore, però c'è tanto rammarico in questa scelta e ogni volta che passo nei campi si sente questa mancanza del calcio. Una scelta dovuta per seguire un determinato tipo di apprendistato che tu stai eseguendo. In estate sei stato uno dei primi acquisti del nuovo corso del Football Club Chiasso dopo il fallimento. Dal tuo punto di vista, come si sta lavorando per tornare al calcio che conta, al Riva Quarto?
C'è tanta passione e c'è tanta voglia di riportare il Chiasso dove merita di stare, giustamente non qua, e speriamo in un futuro che possiamo andare a vedere la nostra squadra di città in una lega molto più alta di questa. Con quale compagno hai avuto più feeling, hai filato di più nel tuo corso in rosso-blu quest'anno? Ho avuto un bel rapporto con tutti i compagni, con i nuovi anche, i nuovi arrivati a gennaio. Sono un ragazzo molto socievole, ma con quello che ho avuto più legame penso che è Mihailov. Ci vuoi spiegare, raccontare il perché hai avuto questo feeling immediato con il nostro pittore? Perché quando ero al Mendrisio l'anno scorso ho fatto anche un piccolo percorso in prima squadra dove ho potuto conoscere Mihailov, c'era anche Righetti e quando ho conosciuto lì Mihailov ho saputo anche un po' del suo passato, della sua professionalità sportiva che ha avuto e lì mi ha molto colpito la sua umiltà. Il suo rispetto che aveva nei miei confronti, come mi spiegava le cose in campo, essendo che facciamo lo stesso ruolo, mi aiutava sempre, è sempre stato cordiale con me e ne sono veramente molto grato. E infine, prima di salutarci, Simone Margaglio vuole tirarsi fuori qualche sassolino dalla scarpa. Certo, guarda, senza creare nessuna polemica, la società secondo me sarebbe più conveniente, cioè sarebbe stato più conveniente quest'anno fare un campionato di giovani e non vedere dei ragazzi, anzi degli adulti in campo sempre fissi, non per giustamente fare polemica, ma in una lega così, secondo me anche i giovani d'oggi ce la possono fare, essendo che siamo alla rinascita dell'FC Chiasso. E purtroppo quest'anno è andata così. Speriamo che in futuro ci siano più giovani che possano scendere in campo. Chiaro, essendo una trasmissione fatta da tifosi e per i tifosi, è anche giusto prendere spunto da osservazioni da un ragazzo giovane che ha giocato nel Football Club Chiasso come te, Simone. E noi siamo giunti al termine anche questa settimana. Simone, noi ti ringraziamo della piacevole chiacchierata, ti auguriamo tanto, tanto successo per il tuo apprendistato e la tua carriera lavorativa e chissà, magari in futuro ci si vede ancora sul campo del Riva Quarto. Chissà dove mi porterà il vento, chissà. Grazie a voi, ragazzi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata ancora con infinita passione e come sempre, forza Chiasso!